quello che viene prodotto come prima cosa in realtà non è altro che una bozza che poi deve essere processata, infatti si parla anche proprio di processamento del trascritto primario. Vengono aggiunte o modificate dei particolari dettagli che rendono l'mRNA messaggero finale proprio lo riducono allo stretto necessario e solo quello è indirizzato verso la traduzione. Allora, in che cosa consiste la maturazione del trascritto primario? Vi ho elencato quelle che sono le modifiche che vengono apportate e ora poi andremo nel dettaglio a vedere di cosa si tratta. Viene aggiunto un cappuccio all'estremità 5', viene aggiunta una coda di poli A, vedremo che si chiama poliadenilazione, viene effettuato lo splicing dell'RNA. E poi alla fine l'editing dell'RNA. Allora, quando parliamo di aggiunta del cappuccio, ci riferiamo ad un nucleotide aggiuntivo, quindi semplicemente un nucleotide che viene aggiunto all'estremità 5' appunto del trascritto primario. E appunto aggiunta anche di gruppi metilici, insomma, il processo è abbastanza complicato, ma è molto molto importante, soprattutto per la traduzione. Perché vedremo poi che a livello di traduzione c'è questo complesso di proteine cap binding che lo riconoscono, quindi sono in grado di riconoscere il cappuccio e quindi di aumentare l'affinità proprio del legame tra mRNA e ribosoma, quindi è importantissimo il cappuccio. Inoltre aumenta anche la stabilità dell'mRNA, è un modo per proteggerlo, tanto più che abbiamo visto prima che l'RNA in realtà è una molecola non poi così indistruttibile e invincibile, quindi avere un cappuccio è tanto meglio. Inoltre promuove lo splicing. Poi abbiamo l'aggiunta della coda di poli A, quindi in cosa consiste? Nell'aggiunta di nucleotidi di adenina, un numero che è molto variabile, però siamo all'interno più o meno dell'intervallo 50-250. Vengono aggiunti i nucleotidi all'estremità 3' e quindi, ecco, proprio per questo motivo si chiama coda di poli A. Anche questo aumenta la stabilità dell'RNA e facilita l'attacco ribosoma-mRNA, quindi tutte modifiche comunque con una funzionalità e uno scopo ben precisi. E poi arriviamo allo splicing. Lo splicing è un mondo bellissimo, un mondo che ci permette di capire e di demolire anche tante teorie della biologia che ormai si stanno rivelando alla fine obsolete e stiamo sempre andando più avanti e lo stiamo capendo sempre di più questo mondo. Che cos'è lo splicing? Prima abbiamo parlato di introni ed esoni, se vi ricordate. E adesso ve lo faccio vedere meglio con dei semplici Lego. Immaginate, questa è la base, questa bianca e verde è la base, semplicemente su cui si appoggia. Immaginate che questi gialli, queste parti gialle, sono gli introni. Quindi quelle zone che in realtà non sono molto importanti per la regolazione, però non devono essere trascritte e tradotte. Invece in mezzo a questi introni troviamo degli esoni, come immaginiamo esone arancione, esone azzurro, esone rosso. Allora, che cosa fa lo splicing? In realtà, immaginate un po' la cellula come una casa che deve pagare le bollette. Una casa che deve pagare le bollette deve risparmiare, quindi deve tagliare tutte le spese superflue e questo è quello che fa lo splicing, cioè sostanzialmente vengono tagliati via gli introni, quindi tutto quello che non serve viene buttato via. Perché la cellula non ne ha bisogno. Sono sicuramente importanti, hanno un ruolo importantissimo appunto nella regolazione, però in questo momento non servono e quindi devono essere tagliati via. La cellula si deve concentrare solo sul necessario da portare poi al termine del processo, al termine della sintesi. Come si svolge lo splicing? Si svolge in una struttura che si forma, chiamata spliceosoma, che è costituita appunto da 5 molecole di RNA e dalle famose SNURPS di cui parlavamo prima quando citavamo l'RNA nucleare, il piccolo RNA nucleare e tutto quel mondo di classi di RNA oggetto di tantissime ricerche. È importante anche precisare che alcuni introni in realtà sono così intelligenti da capirlo da soli, che in quel momento non servono e quindi effettuano un autosplicing, quindi si eliminano in autonomia. Comunque, per riassumere, lo splicing che cosa fa? Sostanzialmente taglia via gli introni e così rimangono solo gli esoni. E questa in realtà è una cosa molto importante perché solo gli esoni contengono le sequenze codificanti e quindi solo gli esoni solo a loro viene permesso di continuare per la traduzione. È importante anche precisare, perché è un fenomeno importantissimo, che non sempre accade questo. Molto spesso, e parliamo di splicing alternativo, le molecole proteiche che poi vengono prodotte non sempre sono questa sequenza precisa, ma possono essere anche, per esempio, solo questi due esoni, oppure solo questi due.
Questo si chiama splicing alternativo, cioè a partire da un unico RNA messaggero in realtà si possono poi produrre tante catene polipeptidiche, non solo una, e questo è importante, in alcune cellule lo si nota molto, poi chiaramente correlato anche alla funzione della proteina, quindi splicing alternativo è veramente un mondo estremamente affascinante.